Terza parte. La signoria di Sibalba. 1. Hunhunapu e Uukupunapu convocati a Sibalba. E ora cominceremo per dire il nome del padre di Hunapu e Ispalang. Brindiamo a lui e brindiamo al racconto. Lasceremo per il momento in ombra la loro origine e nell'oscurità il racconto della nascita di Hunapu e Ispalang. Ora diremo quindi solo la metà, una parte soltanto della storia, quella riferita al loro padre. Ecco qui il suo nome, Hunhunapu, che così fu chiamato. I suoi genitori erano Ispiakok e Ismukane. Da loro erano nati durante la notte questo Hunhunapu, Uunohunapu e suo fratello, Uukupunapu, 7 Hunapu. Ebbene, Hunhunapu aveva a sua volta generato una prima coppia di figli che si chiamavano Humbats, uno scimmia, e Unchowen, uno artigiano. La loro madre era Isbakialo, che così si chiamava la moglie di Hunhunapu. L'altro fratello, Uukupunapu, non aveva moglie, era celibe. Essi erano di natura molto saggi e possedevano una grande sapienza, buona indole e buoni costumi, facevano solo bene qui sulla faccia della terra. Tutte le arti insegnarono a Hunbats e Unchowen, i figli di Hunhunapu, che diventarono flautisti, cantori, scrittori e anche scultori, gioiellieri, argentai. Tutto questo divennero Humbats e Unchowen. Ebbene, Hunhunapu e Uukupunapu si occupavano soltanto di giocare ai dadi e alla pelota, palla, tutti i giorni. E a due si disputavano i quattro di loro quando si riunivano nel cortile di gioco. Lì veniva a osservarli Wok, messaggero di Huracan, Cipicacula e Raxacacula. Per Wok non sembravano mai lontane né la terra né Sibalba, l'inframondo, e in un istante riusciva a tornare in cielo accanto a Huracan. I giocatori erano ancora qui sulla terra quando morì la madre di Humbats e Unchowen. E poiché era sulla strada di Sibalba che i quattro di solito andavano a giocare a palla, furono uditi da Hunkame, uno morte, e Uukupkame, 7 morte, i signori di Sibalba. Che cosa sta accadendo là sulla faccia della terra? Chi sono quelli che stanno a pestarla e a fare tanto chiasso? Che li si vada a chiamare? Che vengano a giocare a palla qui, dove li batteremo? Ormai non siamo rispettati da loro, non hanno più deferenza né paura verso la nostra categoria. Pare che siano determinati a passare sulle nostre teste, dissero quelli di Sibalba. E subito entrarono in consiglio. Quelli chiamati Hunkame e Uukupkame erano i giudici supremi. Erano loro ad assegnare agli altri signori le rispettive funzioni e le proprie attribuzioni. Li menzioneremo tutti. Sikiripat, angolo di casa, e Kuchumakik, raccoglitore di sangue, erano i signori che provocavano la perdita di sangue negli uomini. E questo era il loro compito, sottrarre il sangue alla gente. Aalpu, signora del Pus, e Aalgana, signora dell'itterizia, avevano come occupazione quella di gonfiare gli uomini, far produrre piaghe di pus nelle gambe e tingere loro di giallo il viso, per quella malattia che si chiama Chuganal, itterizia. Tali erano le attività di Aalpu e Aalgana. Chamiabak, scettro di osso, e Chamiaolom, scettro di teschio, fungevano da ufficiali giudiziari di Sibalba e i loro bastoni erano fatti in osso. L'occupazione di questi era di far dimagrire gli uomini fino a diventare solo ossa e teschio, e se morivano se li portavano via con il ventre e le ossa stiracchiati. Questo era il compito di quelli chiamati Chamiabak e Chamiaolom. Aalmetz, signore del pattume, e Aaltokob, signore delle pugnalate, il cui mestiere era di fare che agli uomini capitasse qualche disgrazia quando vi era l'ordura sia all'uscita di casa
sia di fronte a essa, e allora venivano colpiti o feriti fino a cadere distesi a faccia in su per terra e morti. Questa era l'occupazione di Al-Metz e Al-Tokob. Sik, Ala e Patan, striscia di cuoio, provocavano la morte agli uomini in cammino, ciò che si chiama morte improvvisa, facendo che giungesse loro il sangue in bocca affinché morissero nel vomitarlo. Il mestiere di ciascuno di questi signori era quindi di accorrere presso gli uomini mentre erano in cammino per opprimere loro il collo e il petto affinché il sangue giungesse in gola, e questa era l'occupazione di Sik e Patan. Ed essendosi riuniti tutti loro in consiglio, cercarono il modo di tormentare e punire Hunhunapu e Ukupunapu. Ciò che desideravano quelli di Sibalba erano gli strumenti da gioco di Hunhunapu e Ukupunapu, le loro gambiere di cuoio, gli anelli, i guanti, la corona e la maschera, che erano gli ornamenti di Hunhunapu e Ukupunapu. Ora racconteremo la loro andata a Sibalba, lasciandosi dietro i figli di Hunhunapu, Umbaz e Unchuwen, la cui madre era già morta, e i quali, per di più, sarebbero poi stati battuti da Hunapu e Ispalang, come diremo più avanti. 2. La discesa a Sibalba e la loro sconfitta. Immediato fu l'arrivo dei messaggeri di Hunkame e Ukupkame. «Andate, Rapop Aki», avevano detto, «andate a chiamare Hunhunapu e Ukupunapu. Venite con noi, direte, perché i signori chiedono di recarvi per giocare a palla con loro e così allietarsi in vostra compagnia. Essi sono veramente ammirati di voi. Fate in modo che vengano, portando con loro gli strumenti da gioco, i loro anelli e guanti e anche le loro palle di gomma», così avevano detto ai messaggeri. Questi messaggeri erano dei gufi: Chabi Tukur, gufo freccia, Hurakan Tukur, gufo con una gamba o gigante, Kakix Tukur, gufo ara, e Holom Tukur, testa di gufo. Così si chiamavano i messaggeri di Sibalba. Chabi Tukur era veloce come una freccia, Hurakan Tukur aveva una gamba sola, Chakix Tukur aveva la spalla rossa e Holom Tukur possedeva soltanto la testa, non aveva gambe, ma sì ali. I quattro annoveravano la dignità di Ra Pop Aki. Partendo da Sibalba erano giunti prontamente e si posarono nel cortile della palla dove stavano giocando Hunhunapu e Ukupunapu, nel luogo chiamato Nimsop Karcha, grande abisso di Karcha. Arrivati in fretta e furia, i gufi presentarono il loro messaggio con le parole esatte date nell'ordine da Hunkame, Ukupkame, Aalpu, Aalgana, Chamiabak, Chamiaolom, Sikiripa, Kuchumakik, Al-Metz, Al-Tokop, Sik e Patan, che così si chiamavano i signori che inviavano la loro comunicazione per mezzo dei gufi. Veramente vi hanno parlato così i signori Hunkame e Ukupkame? Certamente, e noi vi dobbiamo accompagnare. Che portino tutti i loro strumenti per il gioco, hanno detto i signori. Va bene, assentirono i giovani. Aspettateci, solo dobbiamo andare per congedarci da nostra madre. E arrivati a casa dissero alla madre, poiché il padre era morto: ce ne stiamo andando, madre nostra, anche se siamo appena arrivati. I messaggeri del Signore sono venuti a portarci con loro. Che vengano, è quello che dicono che egli abbia ordinato. Poi aggiunsero: come pegno qui resterà la nostra palla, resterà fino al nostro ritorno e allora la rimetteremo in gioco. Subito la appesero al buco che c'era sul soffitto. Rivolgendosi a Unbaz e Unchowen, li esortarono: voi occupatevi di suonare il flauto e di cantare, di dipingere, di scolpire. Riscaldate la nostra casa e riscaldate il cuore di vostra nonna. Date loro le istruzioni, si congedarono. Si intenerì Smukane che, singhiozzando, finì per piangere.
«Non affliggerti, noi andiamo, ma ancora non siamo morti», le dissero Hununapu e Ukupunapu quando partirono, guidati dai messaggeri. Poi cominciarono la discesa della strada verso Sibalba, che era molto ripida, fino a giungere sulla riva di un fiume che scorreva violento nel burrone chiamato Kuzivan, e lo attraversarono. Poi passarono per il fiume che scorre fra zucche spinose. Le zucche erano innumerevoli, ma loro passarono senza ferirsi. Poi giunsero sulla riva di un fiume di sangue e lo attraversarono senza bere le sue acque, e un altro fiume ancora, che era di pus, ma neanche qui furono sconfitti. Andarono avanti fino a trovare un posto dove si incrociavano quattro strade, e in quell'incrocio si decise la loro sconfitta. Di queste quattro strade, una era rossa, una nera, una bianca e l'ultima gialla. E fu quella nera a parlare in questa maniera: «Sono io quella che dovete seguire, perché sono la strada che porta dal Signore. Là è dove sarebbero stati sconfitti». Seguirono la strada per Sibalba, e quando giunsero nella sala del consiglio dei signori, avevano già perso la partita. Ebbene, i primi che si trovavano lì, seduti, erano soltanto dei pupazzi, fatti in legno, vestiti e sistemati apposta da quelli di Sibalba. Questi salutarono per primi. «Come stai, Hunkamè?» dissero al primo pupazzo, e «Come stai, Ukupkamè?» al secondo, ma questi non risposero. Scoppiarono in una sghignazzata i signori di Sibalba. Ridevano tutti rumorosamente, perché sentivano di averli già battuti, di avere sconfitto Hununapu e Ukupunapu. E seguitarono a ridere fino a quando non parlarono Hunkamè e Ukupkamè. «Molto bene», dissero, «siete già arrivati. Per domani preparate la maschera, i vostri anelli e i vostri guanti». Poi soggiunsero: «Sedetevi su quella nostra panca», ma la panca che offrirono loro era di pietra ardente e si bruciarono. Si misero a girare intorno alla panca, ma non ebbero sollievo, e se non si fossero alzati si sarebbero scottate le natiche. Quelli di Sibalba ripresero a ridere, morivano dal ridere. Si ritorcevano dal dolore che il riso provocava nei visceri, nel sangue, nelle ossa, ridendo tutti i signori di Sibalba. «Andate ora in quella casa», ordinarono. «Là vi sarà data la vostra scheggia di cha e il vostro sigaro, e là dormirete». Subito giunsero nella casa scura. Non vi era altro che tenebre all'interno della casa. Intanto i signori di Sibalba discorrevano su ciò che bisognava fare. «Sacrifichiamoli domani, che muoiano presto, affinché i loro strumenti da gioco servano a noi per giocare», dissero fra loro i signori di Sibalba. Ebbene, il loro cha aveva una punta tonda di pietra focaia, di quella che chiamano zakitok. Così appariva il pino di Sibalba, appuntito e affilato, brillante come un osso. Molto duro era questo pino di Sibalba. Hununapu e Ukubhunapu entrarono nella casa scura. Là gli fu dato il cha, uno solo e già acceso, che inviavano Hunkamè e Ukupkamè, insieme con un sigaro per ciascuno, anche acceso, che pure inviavano per darli a Hununapu e Ukubhunapu. Questi si trovavano coccoloni nell'oscurità quando giunsero i portatori del cha e dei sigari. Entrando, il pino illuminava brillantemente. «Che accendano il loro cha e i sigari ciascuno, che vengano a restituirceli non appena farà giorno, ma che non si siano consumati, devono restituirceli interi». Questo era ciò che mandavano a dire i signori, e così gli fu detto. Allora furono sconfitti. Il loro pino si consumò, e ugualmente si consumarono i sigari. Diversi erano i luoghi di pena a Sibalba, e così anche i modi di punire. Menzioniamoli tutti. Il primo luogo era la Kwekumaha, la casa scura al cui interno vi erano solo tenebre. Il secondo era la Teuha, la casa del freddo,
dove si tremava per il vento gelido che soffiava al suo interno, fischiando fortemente, e per la grandine che cadeva con un pesante ticchettio, per cui si chiamava anche Zuzulimha, casa del frastuono. Il terzo era la Balamiha, la casa dei giaguari, così chiamata perché in essa altro non vi era che giaguari che si agitavano, si ammucchiavano, grugnivano e si beffeggiavano. Essi erano chiusi dentro la casa. Zozinha, la casa dei pipistrelli, si chiamava il quarto luogo di pena. Dentro questa casa non vi era altro che pipistrelli che squittivano, gridavano e svolazzavano dappertutto. Essi vi erano rinchiusi e non potevano uscire. Il quinto luogo di pena si chiamava Chaimha, la casa del lame, dentro la quale solo vi erano lame taglienti e affilate, silenziose o stridendo le une con le altre dentro casa. Parecchi erano dunque i luoghi di tormento a Sibalba, ma non entrarono in tutti Hununapu e Ukubhunapu. Qui soltanto abbiamo voluto menzionare i nomi di queste case di punizione. Quando si presentarono Hununapu e Ukubhunapu al cospetto di Hunkamè e Ukubkamè, questi dissero: «Dove sono i nostri sigari? Dov'è la scheggia di ciò che vi hanno dato ieri notte? Si sono consumati, signori. Bene, oggi sarà la fine dei vostri giorni. Ora morirete. Sarete distrutti. Vi faremo a pezzi e qui rimarrà occulta la vostra memoria. Sarete sacrificati», dissero Hunkamè e Ukubkamè. Subito li sacrificarono e li sotterrarono nel Putzbalcha'a, luogo del gioco della palla per il sacrificio, così chiamato. Prima di sotterrarli, tagliarono la testa a Hununapu e sotterrarono il suo corpo insieme con quello del fratello piccolo. «Portate la testa e mettetela su quell'albero che è stato piantato nel cammino», dissero Hunkamè e Ukubkamè. E quando vi fu messa la testa, subito si riempì di frutti quell'albero che non aveva mai fruttificato prima di allora. Perciò questo tipo di zucca è chiamato ancora oggi testa di Hununapu. Con ammirazione contemplavano Hunkamè e Ukubkamè i tondi frutti dell'albero che erano dappertutto. Ma non si distingueva la testa di Hununapu, poiché sembrava un frutto uguale a tutti gli altri. Così appariva a ognuno di quelli di Sibalba quando giungevano per vederla. A loro giudizio la natura di questo albero era meravigliosa, per ciò che era avvenuto in un istante quando fu messa sui suoi rami la testa di Hununapu. E i signori di Sibalba ordinarono che nessuno venga a raccogliere questi frutti, che nessuno venga a mettersi sotto quest'albero, dissero, e così disposero a impedirlo a tutti gli altri signori. La testa di Hununapu non tornò ad apparire perché era diventata la stessa cosa del frutto dell'albero. Una ragazza che aveva ascoltato di questo fatto prodigioso volle andarci. Ora racconteremo come fu il suo arrivo ai piedi dell'albero. 3. La curiosità della fanciulla Isquik. Questa è la storia di una fanciulla, figlia di uno dei signori che aveva appreso la notizia. Il nome del padre era Kuchumaquik, raccoglitore di sangue, quello della ragazza Isquik, donna di sangue. Quando lei udì la storia dei frutti dell'albero che le fu raccontata proprio dal padre, rimase ammirata di ascoltarla. «Perché non dovrei andare a vedere quell'albero di cui si racconta?» si disse la giovane. «Certamente devono essere saporiti i frutti di cui sento parlare». Poi, da sola, si mise in cammino e giunse ai piedi di quell'albero che era stato piantato a Putzbalcha'a. «Ah!» esclamò, «ma che frutti sono che produce quest'albero? Non è ammirevole vedere come si è coperto di questi frutti che sembrano essere dolci? Non li si dovrebbe far morire, non li si dovrebbe far marciare. Potrei prenderne uno?» si interrogò la fanciulla. Allora parlò il teschio che si trovava fra i rami dell'albero e disse: «Che è quello che vuoi? Questi oggetti rotondi che ricoprono i rami dell'albero altro non sono che teschi.
Così disse la testa di Hununapu, rivolgendosi alla giovane. «Tu non li desideri», aggiunse. «Sì che li desidero», rispose la fanciulla. «Molto bene», disse il teschio. «Tendi verso qui la tua mano destra». «Bene», replicò la giovane e sollevando la mano destra la tese in direzione del teschio. In quell'istante questi lanciò un getto di saliva che andò a cadere direttamente sul palmo della mano della fanciulla. Si guardò lei rapidamente e con attenzione la mano, ma la saliva non c'era più. «Con la saliva e la bava ti ho dato la mia discendenza», disse la voce nell'albero. «Ora la mia testa non ha più niente intorno, non è altro che un teschio spoglio della carne. Così è la testa dei grandi signori. La carne è l'unica cosa che dà loro un bell'aspetto. E quando muoiono si spaventano gli uomini a causa delle ossa. Così è anche la natura dei figli, che sono come la saliva e la bava, che siano figli di un signore, di un guerriero, di un artista o di un oratore. La loro condizione non si perde quando se ne vanno, bensì si eredita. Non si estingue né scompare l'immagine del signore, dell'uomo saggio o dell'oratore, ma è lasciata alle figlie e figli che genera. Proprio questo ho fatto io con te. Sali dunque sulla superficie della terra, che non morirai. Fidati della mia parola e così sarà», disse la testa di Hununapu e Ukubunapu, che erano ormai una sola mente. E tutto questo fu fatto, giustamente, per il mandato impartito da Hurakan, Cipikakula e Raksakakula. Nello stesso modo, nel tempo che la ragazza tornò a casa, le furono fatti molti avvertimenti. Subito qualcosa germinò nel suo grembo per la sola virtù della saliva e così furono generati Hunapu e Ispalang. A casa, dopo essere passati 6 mesi, fu notato il suo stato dal padre, il detto Kuchumakik, che all'istante scoprì il segreto della giovane nell'osservare che portava figlio. Allora si riunirono per scambiarsi pareri Hunkame e Ukubkame con Kuchumakik e altri signori. «Mia figlia è con figlio, è solo un bastardo», esclamò Kuchumakik quando comparve. «Ebbene, fai che parli», sancirono, «e se si rifiuta, puniscila, che sia portata lontano e sacrificata». «Molto bene, rispettabili signori», rispose. Poi interrogò la ragazza. «Chi è il responsabile del bambino che ha in grembo, figlia mia?» «Non vi è bambino, signore. Non vi è alcun uomo la cui faccia ho conosciuto», rispose. «Va bene», replicò. «Allora è proprio un bastardo quello che porti». E disse ai gufi, a tutti e quattro, «Portatela a sacrificare, voi, Rapopaki. Recapitatemi il cuore dentro una chicchera e tornate oggi stesso davanti ai signori». E 4 messaggeri presero la chicchera e andarono via, portando dal braccio la giovane e tenendo con sé anche il coltello di pietra focaia per sacrificarla. Allora lei parlò: «Non sarebbe bene che mi uccidiate, o messaggeri, perché non c'è un bastardo nel mio grembo, quello che fu generato quando andai ad ammirare la testa di Hununapu, che era Putzbalcha'a. Perciò non dovete sacrificarmi, o messaggeri», così disse la giovane. «E che cosa metteremo al posto del tuo cuore? Ci è stato detto da tuo padre, recapitatemi il cuore, tornate dai signori, compite il vostro dovere e attendete insieme all'opera. Mettete il cuore in fondo alla chicchera e portatelo qui presto». «Forse che non ci fu detto così? Che cosa gli consegneremo invece? Veramente vorremmo che tu non muoia», dissero i messaggeri. «Molto bene, questo cuore non appartiene a loro. Inoltre, la vostra dimora non dovrebbe essere qui. E non dovrete per forza far morire le persone. In seguito saranno certamente vostre solo quelle che veramente portano dei bastardi. Quanto a Hunkame e Ukubkame, davanti a loro dovranno essere presentati solo il sangue e noduli di linfa, non cuori da bruciare. Che sia così, usate il prodotto di quest'albero», disse la fanciulla.
e il succo rosso che fece zampillare lo raccolse nella chicchera. Con la linfa che scorreva da quell'albero incarnato si formò una superficie risplendente che prese la forma di cuore. Poi si coagulò dentro la chicchera e si ricoprì di uno strato molto acceso, come quando il sangue si raggruma. L'albero rilucente che la fanciulla aveva inciso si chiamava Chu Kakche, albero rosso di grana, ma da allora prese il nome di albero del sangue e la sua linfa è detta sangue. Là sulla terra sarete amati e avrete ciò che vi appartiene, disse infine la giovane ai gufi. Va bene, fanciulla, ti mostreremo la via per salire lassù, intanto segui la strada. Noi dobbiamo ancora recarci dai signori per consegnare la linfa in luogo del tuo cuore, dissero i messaggeri. Quando giunsero in presenza dei signori, erano tutti in attesa. Si è conclusa quella faccenda? Domandò Hun Kamè. Tutto è concluso, signori. Qui si trova il cuore in fondo alla chicchera. Molto bene, vediamo, esclamò Hun Kamè. E prendendolo con le dita lo sollevò. Si ruppe la corteccia e cominciò a spargersi il sangue di vivo colore rosso. Attizzate bene il fuoco e mettetelo sulle braci, disse poi Hun Kamè. Immediatamente lo scaraventarono nel fuoco e quelli di Sibalba cominciarono a sentirne l'odore. Alzandosi tutti si avvicinarono e certamente sentivano molto dolce la fragranza del sangue. E mentre loro rimasero pendenti a vedere come bruciava, andarono via i gufi per aiutare la fanciulla nella sua salita. Dopo che l'ebbero fatta passare, attraverso un foro verso la terra, le guide tornarono giù. Così furono battuti i signori di Sibalba da una fanciulla, come ciechi furono tutti. Ed era qui dove vivevano Hun Baz e Hun Chowen con la madre, dove la Isquik doveva arrivare. 4. Isquik arriva sulla terra. Ebbene, quando giunse dalla madre di Hun Baz e Hun Chowen, Isquik portava ancora i figli in grembo, mancando però poco perché nascessero Hunapu e Ispalank, come furono chiamati. Nel giungere di fronte a lei, la giovane disse: Sono arrivata, signora madre. Io sono tua nuora. Io sono tua figlia, signora madre. Così disse quando entrò in casa. Da dove vieni tu? Dove sono i miei figli? Per caso non morirono a Sibalba? Non vedi questi che sono rimasti come i loro discendenza e lignaggio e che si chiamano Hun Baz e Hun Chowen? Vai via da qui? Vattene, gridò la nonna alla ragazza. Comunque, è la verità che sono tua nuora. Appartengo a Hununapu e quelli che ho in grembo sono suoi. Hununapu e Ukubunapu sono vivi, non sono morti. Essi hanno semplicemente preso una via nella luce per poi mostrarsi chiaramente, signora suocera, come presto vedrai guardando i volti di quelli che nasceranno, fu detto alla nonna. Fino allora Hun Baz e Hun Chowen avevano tenuto compagnia alla nonna suonando il flauto e cantando, dipingendo e scolpendo. In queste cose trascorrevano tutto il giorno, rallegrandole il cuore. Allora la nonna disse: Non voglio che tu sia mia nuora, perché è un bastardo quello che porti in grembo, bugiarda. I miei figli di cui parli sono già morti. Poi soggiunse: Questo che ti dico è la pura verità, ma infine va bene, poiché sei già mia nuora. Vai allora a trovare da mangiare per quelli che bisogna nutrire. Vai a raccogliere una rete grande piena di mais e torna subito qui, cara nuora. Così parlò alla ragazza. Molto bene, replicò lei, e si diresse verso il podere che possedevano Hun Baz e Hun Chowen. La giovane seguì il sentiero che era stato aperto dai due e, arrivata là, non trovò che un cespuglio di mais. Non ve n'erano né due né tre. E vedendo quell'unico cespuglio con la sua spiga, si riempì d'angoscia il cuore della ragazza. Ahimè, peccatrice, ahimè, disgraziata, dove andrò a prendere il mais per riempire la rete, come mi è stato ordinato? Si domandò. E subito si mise a invocare i Chaal, gli spiriti guardiani del podere, affinché l'aiutassero. Vieni, alzati. Istò,
signora generosa, Iscanil, signora delle messi, Iscacao, signora del cacao, Ispuzia, signora del mais, tu, guardiana del cibo, di un bazze e un choen. In seguito prese le fibre, i peli rossi della pannocchia e li strappò, senza tagliare la pannocchia stessa. Ma si riprodussero delle pannocchie, che sistemò nella rete e la grande rete si riempì completamente. Tornò subito la giovane. Gli animali di compagnia la aiutarono portando indosso la rete e quando giunsero andarono a lasciare il carico in un angolo della casa come se fosse stata lei a portarlo. Entrò allora la nonna e non appena vide il mais che vi era nella grande rete esclamò: «Da dove hai portato tutto questo mais? Devi aver fatto fuori tutto il nostro campo e te lo sei portato qui. Andrò a vedere all'istante», disse, e si avviò per il sentiero verso il fondo. Trovò che l'unico cespuglio di mais era lì e si vedeva ancora che la rete era stata ai piedi del cespuglio. Allora la nonna tornò in fretta a casa. «Il segno è ancora lì. Tu sei realmente mia nuora. Dovrò tenerti d'occhio su quello che fai. Quei nipoti miei che porti in grembo mostrano già saggezza», disse alla ragazza. «Eccoci qui che parleremo della nascita di Hunapu e Ispalang».